Allora, bentornati. Come promesso, abbiamo un libro questa sera scritto da Dave Bruno, un imprenditore che ha fondato una casa editrice che si chiama Chris Can Audio, specializzata in audiolibri. Adesso Gianluigi Bonanomi, che l'ha studiato, lo ha letto, lo ha criticato, ce lo racconterà. Vai Gianluigi. Allora, chi è Dave Bruno? Abbiamo detto... Mostriamolo. Dietro c'è... Ah, la foto. No, abbiamo la foto poi che verrà foto, mandata okay. dalla regia. Dave Bruno, come dicevi, è questo imprenditore. Eccolo, e questo è Life Simply. Sai cosa? Ti posso dire una cosa, sì. Gianluigi? Che gli scrittori inglesi e americani sono anche fighi. Perché capito, noi abbiamo avuto Leopardi, sette gobbe, il poveraccio, un genio. Certo. Cioè, io adoro Leopardi, è un genio. Io sul comodino ho le operette morali. Però voglio dire, poverino. Sì, non era un adone. Anche Moravia l'abbiamo visto camminare col bastone per 30 anni, no? Certo. Invece arrivano questi, lui scrittore, ce n'è un altro che ha scritto Gorky Park, certo. Scrittore maratoneta. Cruz Smith, bravo. Sì. L'altro giapponese, Murakami, sì, maratoneta, certo. Capito? Ha scritto l'arte in Italia, di correre. Se ti va bene c'è il bastone. Certo. Allora, lui aveva non soltanto questa casa editrice di libri, di audiolibri, ma aveva anche questo blog che si chiamava Stuck in Stuff, quindi che vuol dire sommerso dalla roba, dove criticava il consumismo. Lui è un tipo un po' particolare, è quasi un fondamentalista cristiano, e a un certo punto però dice: io sto predicando bene, ma razzolo molto male, c'ho, nel senso, roba. C'ho troppa roba. Sì, sì. Ah, quindi ha deciso comunque di prepararsi e di vivere per un anno intero con solo 100 oggetti personali. Dobbiamo comunque dire che lui si è dato delle regole che fossero comunque non troppo proibitive anche per la sua famiglia. Uno si immagina e dice: non so se avevi presente Dogville, come era la casa di Dogville, sì, dove non c'erano, sì, le pareti. Io mi sono immaginato una cosa del genere. In realtà, leggendo, lui ha detto: alcune cose che comunque riguardano tutta la famiglia non entrano in questa sfida. Sì, sì, sì. Le devono essere 100 cose personali. Però potete immaginarvi, un 30% va investito, certo. Anche perché questo continua durante l'anno a lavorare e si dà queste regole per cui io posso acquistare degli oggetti ma ne devo vendere altri. Il limite, quindi, è sempre quello del 100 cose. Come i vasi comunicanti. Giusto. Solo 100 oggetti. Certo. Al 101esimo ne vendo uno. Chiaro. E c'è anche un'automobile, per esempio, per andare a lavorare. Libro contro libro, io sto leggendo la biografia di Steve Jobs, certo. Isaacson, e dice che Steve Jobs a un certo punto era così sofisticato nello scegliere i mobili, sì, che a un certo punto ha aperto questa casa dove ci ha messo per terra un tappeto, c'è anche una sua foto seduto nella posizione del loto, non c'era niente, c'era un tappeto, lui, sì, seduto e davanti il mercato. Minimalista. Perché non potendo scegliere, non l'ha proprio preso i mobili, no? Certo. E quindi se pensi alle nostre cantine, altro che 100, io ci avrò 150.000 oggetti. Chiaro. Lui ha raccontato comunque tutta questa sua sfida costantemente, quindi online, per questo doveva avere degli oggetti tecnologici che dopo sveleremo, e ha raccontato poi in questo libro tutta la sua sfida, un anno di preparazione, un anno vivere così, per alcuni versi è stata dura, per altri versi invece lui ha scoperto che comunque si può benissimo fare, e alcuni oggetti sono molto interessanti. Se la regia può mandare alcuni oggetti, io ho portato delle fotografie per scoprire quali sono di questi 100 oggetti quelli tecnologici. Tu, Gianluigi, ti ci sei ritrovato, in alcune cose sì, in alcune cose sì, per esempio questo è l'oggetto fondamentale per lui perché comunque deve aggiornare il blog, il Mac Pro, questo è un hard disk esterno per salvare tutto quello che è. In realtà poi lui dirà alla fine: io ho fatto un'altra, ecco qua, una macchina compatta, una fotocamera compatta, si è pentito anche di questo perché lui ha l'hobby della fotografia, una stampante per stampare il proprio lavoro, e quindi lui dice: alla fine io ho rifatto la sfida delle 100 cose, alcune cose non le terrei. Guardiamo per esempio questo nocchietto, c'è un aneddoto interessante, anche un DVD alla fine. L'aneddoto interessante sul Nokia è: mia madre voleva regalarmi un iPhone, ha detto: io so che tu hai questa sfida, però se tu butti via il Nokia o lo vendi, io ti do l'iPhone. Lui ha resistito perché dice: no, questo è troppo consumistico. Sì. Ecco, la curiosità è che poi se l'è comprato quando è finita la sfida. L'iPhone, esatto. Però è uscito dai 100 giorni, dall'anno. No, sì, alla fine dell'anno, però interessante era è chiedersi. Fuori tempo massimo. Io dico, questo libro è abbastanza interessante, il personaggio non lo amo particolarmente, ma la sfida è veramente interessante, e perché mi sono chiesto: ma io quali sceglierei di questi 100 oggetti? Anch'io. Io sicuramente
tra quelli un computer e uno smartphone lo terrei. Comunque non ne potrei più farne a meno. Questo un po' tutti credo, esatto, che sono magari quelli più Bettina, insomma, computer, certo, per quali, lavorare. Non, ecco, da cosa non ti sai separare? Il notebook. Sì, se ci lavori. Sì, il computer sì. Anche perché quando me separo poi sparisce. Però. Invece tu col cellulare non hai un rapporto molto stretto. No, non troppo, ma in realtà appunto mi stavo domandando se magari, cioè, tanti di questi oggetti possono essere condensati. Se la maggior parte della mia comunicazione va via mail in realtà, quindi certo, se non sono una fanatica della tele. Questo per esempio lui ha usato un trucco per dire io ho bisogno comunque dei miei libri per lavorare e certo, ho deciso che la biblioteca era un oggetto. Certo. È un po' un trucchetto, se vogliamo. Su questo è sì, è stato criticato. Lui è stato criticato dai suoi lettori. Anche del blog, noi adesso ci mettiamo 100 regole. Senti Gianluigi, ma la stampante a cosa gli serve? La stampante lui perché comunque lavorava era editore. Per quello. In realtà, come dicevo, alla fine di tutta questa esperienza rifà la lista dei 100 oggetti e alcuni non li mette più. Il computer desktop non gli serve. L'ha scartato. L'ha scartato, ha scartato anche la stampante. Questo è il sito infatti di riferimento del libro. La stampante neanch'io l'avrei. L'esperienza ispiratrice di un uomo comune che ha arricchito la sua vita semplicemente. Certo. Ricordiamoci l'editore Tecniche Nuove. Bene. No, ma ci sono, scusami Gabriele, delle altre cose che ti hanno un po'. Alcune cose mi hanno un po' incuriosito perché lui fa un po', se vogliamo dirlo, fa un po' il fenomeno contro il consumismo. È una delle prime cose è l'auto. Non può fare a meno della macchina. È una vecchia Mazda di 16 anni, però certo, alla fine ho dovuto tenerla. Altre cose che mi hanno incuriosito è il DVD. Mi sono chiesto, ma perché tra gli oggetti tecnici hai bisogno di quel DVD? In realtà è Planet Art che a lui serve perché si dà la carica quando va a fare sport. E quando va a fare trekking, perché la sua grande passione. Si gasa. E mi sono chiesto proprio per quel titolo e questo è il motivo. Ma ci sono anche io altri... Io non voglio difendere Dave, però ti posso dire che una macchina a Milano può essere anche superflua, nel senso che ci sono i mezzi, cioè, ma in California, se non hai la macchina... Cioè, quando io sono andato a Los Angeles, facevamo da un lato all'altro di Los Angeles una distanza tipo Roma-Firenze. Per dirti, la città di Los Angeles si estende fra Roma e Firenze. Capisci che andare in macchina non è... Anche a me è capitato a Los Angeles di viaggiare su strade a 6 corsie. Mentre tu...